Buongiorno a tutte, eccomi tornata. Mi avete contattata in tante chiedendomi di continuare a realizzare questi piccoli video nei quali mostro i progetti che sono disponibili all'acquisto, perché ovviamente nel video c'è un po' una visuale diversa rispetto alle fotografie. Quindi sono contentissima di riprendere e di farvi queste piccole chicchette. Allora andiamo subito a vedere tre progetti. Allora, questa è una collana che ha la sua importanza, eccola qui, si chiama Edwina ed ha una collana in stile Bridgerton, abbastanza regale, molto bella e particolare, che però secondo me può essere tranquillamente indossata sotto una bella camicia bianca e un paio di jeans. Perché, tranne in alcuni casi, i gioielli secondo me vanno bene un po' con tutte le mise. Poi sta a noi, con un po' di buon gusto, rendere il nostro gioiello, valorizzarlo o magari dargli meno importanza per non farlo risaltare eccessivamente. Dopo la collana Edwina, vi mostro un altro progetto più recente che ha avuto tantissimo successo, che è la collana Barbara. Potete farla ovviamente lunga a vostro gusto. Io ho fatto un collier. La lavorazione è molto particolare perché si tratta di una specie di torchon. Possiamo anche renderlo torchon. Sono quattro file di cristalli che però vanno inseriti in un certo modo ed in quel modo riusciamo a dare un certo effetto. Ovviamente non vi svelo qui insomma, la particolarità, ma vi assicuro che, come accade quasi sempre nei miei tutorial, c'è quella chicca in più, quella cosa in più, quella tecnica che viene spiegata per rendere un progetto un po' diverso, magari da cose che abbiamo visto anche simili. Poi vi mostro questi altri orecchini che si chiamano Divina, eccoli qua, molto belli e particolari, anche questi a volte con un passaggio in più, una cosa che può sembrare anche molto, forse anche stupidina, lasciatemi passare il termine, in realtà vanno a dare alla nostra creazione un aspetto diverso e lo rendono particolare. Questi sono i primi tre progetti che vi mostro. Vi ricordo che su tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, c'è un video dove sono spiegate tutte le differenze, di acquisto. Quindi ho i progetti, come vi ho fatto vedere adesso, da acquistare, da scegliere, nel senso che io, ad esempio, oggi vi ho mostrato questi tre, ma voi non dovete per forza acquistare questi tre insieme. Potete acquistarne uno, potete acquistare due di questi e uno che vi farò vedere negli altri video tranquillamente. E poi c'è la modalità abbonamento. Nel video che ho fatto, ripeto, c'è spiegato tutto, ma per qualsiasi informazione contattatemi e vi darò tutte le indicazioni. Ci vediamo con il prossimo reel. Ciao!